Buonasera, buonasera a tutti. Riavvolgiamo un po' il nastro dopo i tanti giorni che ho passato fra Bruges e il Foro Italico. Non abbiamo avuto tempo di commentare granché, però il Giro d'Italia è in corso. Il Giro d'Italia è in corso oggi. Vittoria per Jonathan Milan, la seconda in questa corsa rosa. Dopo quella di Andorra arriva quella di oggi a Francavilla al Mare. Davvero una grandissima prova da parte del velocista friulano che oggi ha battuto Cadengroves, visto che poi Merlier è stato squalificato. Insomma, un'altra bellissima prova che dimostra tutto il potenziale di questo atleta. L'avevamo capito anche l'anno scorso, il potenziale di questo atleta, ne abbiamo avuto un'ulteriore conferma quest'anno, perché insomma, davvero Jonathan Milan ha un'accelerazione in volate, adesso sta acquisendo anche una certa intelligenza tattica nel gestire lo sprint, cosa che un pochino mancava in passato e che adesso sta acquisendo il ragazzo della Lidl Trek, che in questo Giro d'Italia ha assistito a una grande squadra, può tranquillamente ripetere la maglia ciclamino ottenuta lo scorso anno. Insomma, con il Giro d'Italia in cui si sta mettendo in luce su tutti Antonio Tiberi che è l'uomo di classifica annunciato comunque per l'Italia. L'avevamo detto comunque nei discorsi anche in avvicinamento alla Corsa Rosa, perché lui stava facendo molto bene e ha fatto estremamente bene nell'avvicinamento su tutti al Tour of the Alps, laddove insomma è andato forte in salita. Adesso l'obiettivo del podio, diciamo il sogno del podio, non è neanche così lontano. Per quanto sta andando forte Tiberi, ecco, e per quanto anche può andare forte a cronometro, questo obiettivo non è assolutamente peregrino, ecco, da affiancare ad Antonio Tiberi. Poi parleremo anche più approfonditamente del Giro d'Italia nei prossimi giorni. Domani c'è la tappa dei muri, poi arrivano le salite. Insomma, sarà un fine settimana caldissimo anche in ottica Giro d'Italia. Per quanto riguarda invece l'atletica, oggi è una giornata bellissima, bellissima davvero per l'atletica italiana, perché insomma in tanti seguono l'atletica soltanto nelle grandissime manifestazioni, però oggi è stata una giornata pazzesca in quel di Savona, perché Leonardo Fabbri, tifoso della Fiorentina, Fiorentino Doc, fa il record italiano. Fa il record italiano nel peso, nel getto del peso, fa 22,95. Andrei lo aveva fatto nel 1984, nel 1987, lui che si era laureato invece campione olimpico, Alessandro Andrei nel 1984. Fabbri oggi fa 22,95, insomma era nell'aria che sarebbe arrivato questo record. In questo momento Leonardo Fabbri è assolutamente una delle carte da medaglia principali, ma anche medaglia d'oro volendo per le Olimpiadi, perché è un miglioramento costante quello che sta facendo Fabbri, sta facendo qualcosa di straordinario, sta crescendo sempre di più. E davvero, insomma, la sua caratura ormai, la sua dimensione è diventata una dimensione di livello internazionale. E quindi, insomma, questa è un'ulteriore testimonianza. Il record italiano è arrivato anche da parte di Zainab Dossò nei 100, 11:12, 11:02, dopo che aveva fatto l'11:12 già in batteria. Insomma, la muraglia anche degli 11 secondi è davvero molto vicina. E oggi è arrivato un grandissimo tempo, perché insomma è la seconda europea della stagione, di conseguenza davvero un grandissimo risultato, quindicesima prestazione mondiale stagionale, insomma da parte di Zainab Dossò a Savona un grandissimo risultato, come grandissimo risultato quello di Mattia Furlani, record del mondo under 20 addirittura. Per l'azzurro, che oggi è arrivato a 8,36, dopo un 8,25 con cui aveva cominciato la gara. Insomma, il record di Ho, il record italiano, sta a 8,47. Anche qua ha tremato oggi. Ha tremato questo record perché
È arrivato ad appena 9 centimetri da questo record. Di conseguenza, insomma, anche lui arriva caldissimo agli appuntamenti più importanti dell'anno. Ci saranno i Europei a Roma e poi ci sarà chiaramente l'Olimpiade di Parigi. Quindi davvero bellissimi risultati, bellissimi riscontri che sono arrivati oggi dal meeting di Savona, che sempre insomma ha dato luogo a grandi prestazioni per i colori italiani. Ci ricordiamo in passato quella di Jacobs, che fece il suo record personale, mi sembra fece 9,94 sui 100 metri, prima proprio delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Quindi Savona è sempre stato un trampolino di lancio per gli italiani, per poi arrivare a grandi traguardi, e anche in questo caso speriamo che sia lo stesso. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, non lasciate un like e mi piace al video. Buona serata a tutti e riceviamoci nel prossimo video.